L'anteprima del nostro telegiornale, apriamo con una notizia, una tragica notizia che sta giungendo in questi minuti mentre vi parliamo in diretta nella nostra redazione. Un altro morto sull'isola di Ischia, nel comune di Ischia, nella zona del Torchio, zona Campagnano. Un uomo ha perso la vita, non si sanno ancora i motivi reali ed effettivi di che cosa sia successo e chiaramente sul posto l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. Saremo sicuramente più precisi nella edizione del nostro telegiornale. Gli altri argomenti: da Forio la politica e l'ex sindaco del Lapidario, questa amministrazione è senza idee, commentando il nuovo bilancio che è stato approvato, il primo bilancio dell'amministrazione Staniverde. E poi, per quanto riguarda il turismo, bisogna allungare la stagione pensando alla qualità, lo ha detto Marco Bottiglieri a Napoli alla BMT, Marco Bottiglieri che è dell'Asso Turismo Confesercenti Campania. E quindi il presepe vivente a Campagnano, che cosa ci vuole per poterlo riprendere? Ne ha parlato l'ideatore Giuseppe Di Meglio in televisione, ci vogliono forze nuove ma non senza l'ausilio e l'apporto dell'amministrazione. E poi la pagina sportiva, oggi hanno giocato per l'eccellenza il Real Forio che praticamente è stato sconfitto dall'Ercolanese, l'eccellenza femminile invece la vittoria per 3-2 della Futura contro il Montemiletto. Di questo e di altro ancora, completando ovviamente anche l'informazione sul quanto è accaduto lì a zona Torchio a Campagnano, tra pochissimo dopo la pubblicità. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata, una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie, la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati, convenzionato ASL. Acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Trattati da Re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Futura. Il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu mia tu. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più! Risvegliarsi mai per me non ha senso senza te. Solo tu, solo tu stai in mano. Per alzarmi ancora un giorno insieme a te.
Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia, ritrovato il corpo senza vita di una persona a Campagnane, accaduto pochi minuti fa. Sul posto intervenuti sanitari e 118 e i carabinieri. L'ambulanza classica è stata sostituita con un mezzo porter. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. Forio del Deo lapidario, amministrazione senza idee. L'ex sindaco commenta negativamente il primo bilancio di previsione redatto dalla Giunta Verde. Nulla di nuovo, meglio un commissario. Allungare la stagione pensando alla qualità, la ricetta per il rilancio del turismo sull'isola di Ischia, secondo Marco Bottiglieri, rappresentante di Assoturismo Confesercenti Campania. Presepe vivente a Campagnano, solo con forze nuove. L'ideatore Giuseppe Di Meglio spiega i motivi dell'interruzione della manifestazione e spiega che occorre l'aiuto dell'amministrazione. Il calcio eccellenza Mosca piega il Real Forio, una rete dell'attaccante Granata regala i 3 punti all'Ercolanese. Per l'eccellenza femminile vittoria per 3-2 della Futura contro il Monte Miletto. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Dunque, come abbiamo già accennato nell'anteprima e nei titoli, questa nuova notizia che ci sta piombando addosso negli ultimi minuti, che proviene dalla zona alta di Ischia, zona di Campagnano, e quindi la nostra isola è ancora avvolta in un velo di tristezze. Stiamo appena ad inizio di anno. Infatti poco fa nella località Campagnano, queste sono le prime immagini che siamo riusciti a catturare sul posto, senza filtrarle ovviamente, quindi ci perdonerete perché sono come ci sono arrivate, così le stiamo mandando in onda. Comunque, dicevamo, a Campagnano il corpo di una persona è stato ritrovato senza vita. Il fatto si è verificato nella via Campagnano, nella zona detta del Monte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e avete visto anche l'auto, l'avete riconosciuta, l'auto dei carabinieri, che per raggiungere il posto dove si è verificato il fatto hanno dovuto utilizzare ovviamente dei mezzi di dimensioni più ridotte, proprio perché è chiaro che è stretta la strada per arrivarci. L'ambulanza classica, infatti, quella più grande, è stata sostituita con quella operante su un mezzo porter. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. Ovviamente noi torneremo nel corso di questa edizione fino alla fine. Nel caso ci dovessero essere delle novità e degli aggiornamenti, vi renderemo edotti. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la notizia di ancora movimenti tellurici nei campi Flegrei di una certa intensità. Due, quelli più significativi di questa mattina, entrambi a una profondità di 1,06 km. Il primo si è registrato alle 10.17 magnitudo 1.7, il secondo alle 14.51 magnitudo 1.5. L'epicentro presso la caldera dei campi Flegrei. Le due scosse sono state distintamente avvertite a Pozzuoli, a Bagnoli e ad Agnano, nella periferia occidentale di Napoli, anche a causa di una profondità, come spesso accade nella caldera, di circa 1,06 km. La ricostruzione. Per Piazza Maio si deve capire che si dovranno effettuare delle demolizioni. Lo ha detto a Tele Ischia il foriano Peppe D'Ambra, per anni in prima linea per battaglie sociali e politiche. D'Ambra giudica positivamente l'operato del commissario Legnini, anche se la sua permanenza sull'isola potrebbe essere a breve scadenza. Gli hanno promesso una candidatura al Parlamento europeo, ci ha annunciato lo stesso Peppe D'Ambra. Vediamo lo stralcio. Legnini pure dovrebbe andare via con le europee, perché ci hanno promesso un posto alle europee. Quindi qua non sappiamo che come andrà tutta l'anteprima. E infatti visto? Ho drizzato le antenne. Quindi finisce, perché Legnini si può dire di tutto, però si è impegnato moltissimo per quanto riguarda Casa Micciola. E non solo, perché ha dato sfogo anche ad altri comuni, sì, per realizzare. Secondo te allora che sviluppo c'è per l'isola di Ischia e soprattutto per la tanto martoriata Casa Micciola, che in pochi anni si è vista alluvioni, terremoti? Casa Micciola deve capire che a Piazza Maio non si può fare niente, perché quella è una zona altamente a rischio, altri eventi tellurici e via cantando. Quindi abbattere tutte quelle cose, purtroppo è la realtà, hai capito? A meno che non si spendono fior di milioni, si fanno delle case antisismiche.
L'associazione No Profit The Charity Night torna in campo per raccogliere fondi e finanziare opere per la ricostruzione di strutture danneggiate a Casamicciola dall'alluvione del 26 novembre 2022. Quest'anno l'obiettivo è quello di realizzare una palestra nella scuola De Gasperi di Perrone. L'associazione si è rivolta a vari sponsor e raccoglierà i contributi di tutti nella serata di beneficenza che è prevista per l'11 aprile alle ore 20 al Teatro Posillipo di Napoli. Ed intanto oggi è giunta la notizia della morte all'età di 94 anni della signora Adelaide D'Alessandro, la mamma di Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione ad Ischia. La signora Adelaide si è spenta questa mattina nella sua abitazione a Rocca Montepiano, nella provincia di Chieti. Già sono apparsi i primi messaggi di cordoglio da parte delle amministrazioni comunali di Casamicciola di Ischia e dell'Evi. Al commissario Legnini anche le condoglianze da parte di tutta Teleischia. Andiamo a Forio, giudizi implacabili dell'ex sindaco Francesco Del Deo nell'occasione della presentazione in consiglio del primo bilancio di previsione della nuova amministrazione. Niente di nuovo, dice, una copia e incolla del nostro ultimo bilancio, però con maggiori costi per i cittadini, lasceranno decine di milioni di debiti, meglio un commissario prefettizio per evitare di piombare nel buio totale. Ascoltiamo Del Deo. Abbiamo visto che in questo bilancio non c'è niente di nuovo e il nostro bilancio del 2023, che è stato fatto un copia e incolla con piccolissime modifiche, è stato riportato per il 2024. In effetti non c'è niente dunque di nuovo, non ci sono delle programmazioni nuove, abbiamo visto che ci sono una maggiorazione di tantissimi costi e colgo l'occasione, che poi la continuerò a fare in una conferenza stampa, quando inizialmente si è detto che hanno trovato una situazione disastrosa. Noi, quando io sono andato via, ho lasciato 6 milioni e 650 mila euro di cassa, più ho lasciato un avanzo di amministrazione di 2 milioni 134. Proprio questo sta a significare come cioè, tutto quello che hanno fatto come spese anche per il Natale, che è stata una cosa veramente assurda e dico in un momento come questo vergognosa, perché spendere un milione per Natale che non ha avuto nessun riscontro, perché anche quando lo abbiamo fatto noi ogni anno con 120-130 mila euro, le persone a Forio, abbiamo avuto sempre una moltitudine di persone che si sono riversate a Forio, perché la stessa gente dell'isola di Ischia che in quel periodo si sposta dagli altri comuni a Forio, come da Forio si è spostata dunque a Ischia. Gli alberghi erano sempre gli stessi, anzi quest'anno a Ischia Porto c'è stato addirittura qualche albergo in meno, come a Forio ci sono stati alberghi che prima erano aperti magari per il periodo da Natale fino a Capodanno, quest'anno invece sono stati aperti soltanto per 3 giorni. E quindi noi riteniamo che, siccome il nostro bilancio è stato sempre, no, non è stato mai votato e mai contestato, noi non lo voteremo, perché era un bilancio che andava bene per il 2023, ma non c'è una visione per il 2024. Fatto sta che oggi dunque come oggi si è parlato di risparmio, si è fatto finta di tagliare spese da un lato e spese dall'altro lato, ma in realtà si stanno facendo altre spese che andranno a superare. Se la volta scorsa hanno lasciato 28 milioni di debiti, penso che questa volta ne lasceranno 60. Quindi secondo me, mai come in questo caso, si dice sempre meglio il peggiore dei sindaci che un commissario dunque prefettizio, probabilmente forse è meglio in questo momento fuori un commissario per evitare che riportino dunque Forio nel buio più totale. Il turismo ad Ischia, allungare la stagione pensando alla qualità, lo ha sostenuto Marco Bottiglieri, rappresentante di Assoturismo Confesercenti Campania, partecipando alla BMT a Napoli. Bottiglieri punta il dito sulla concorrenza sleale. Ad Ischia non ci deve essere promozione a prezzi troppo bassi, è un'anomalia tutta isolana. Bisogna arginare, dice, il fenomeno drasticamente con una legge regionale che poi però deve essere rispettata. Sentiamo. Marco Bottiglieri, delegato Assoturismo Confesercenti Campania, si discute di turismo e legalità. Qual è l'attenzione della sigla che lei rappresenta? La nostra sigla da sempre è attenta a tutte le forme di legalità nel mondo del turismo e non solo. Noi dobbiamo tutelare tutte le categorie, perché sono quelle che lavorano sempre in assoluta trasparenza, e soprattutto in un momento come quello che è attuale, che soprattutto nella città di Napoli c'è molta più affluenza, molto più lavoro, c'è bisogno di un'attenzione particolare affinché tutto si svolga in modo più alla luce del giorno. Lei conosce molto bene anche la realtà dell'isola d'Ischia.
L'auspicio è che quest'anno possa essere un anno di ripresa rispetto all'anno scorso, dopo le sofferenze del novembre 2022. Anche su Ischia c'è l'attenzione sul tema turismo e legalità. Certo, anche su Ischia, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della concorrenza sleale. Ci sono delle attività ancora oggi a Ischia che promuovono il territorio con dei prezzi molto bassi. Mi ricordo adesso di aver visto da poco sui social 150 euro pensione completa 4 stelle, è un fenomeno, è un'anomalia solo ischitana, cioè in Campania, ma nel sud Italia non esiste un'altra struttura, altre strutture alberghiere che vendono a così poco prezzo. Quindi bisogna lavorare e arginare questo fenomeno della concorrenza sleale, e solo con le leggi regionali, con la legge regionale sul turismo e con la sua applicazione è possibile poi poterlo bloccare, poterlo arginare. Che prospettive ci sono invece per questa stagione turistica primavera-estate per l'isola di Ischia dal suo osservatorio, dal punto di vista numerico? Dal punto di vista numerico io penso che noi dobbiamo pensare più dal punto di vista qualitativo, perché, e poi anche dal punto di vista numerico, ma soprattutto allungando la stagione turistica, perché noi abbiamo, facciamo dei grossi numeri in pochissimi mesi e quindi diventa un territorio, il nostro, quello della nostra isola, un territorio molto svantaggiato per i forti flussi di turismo, di turisti che arrivano in poco tempo, nei mesi diciamo di alta stagione. E importante sarebbe quello di allungare la stagione, di avere dei grossi numeri ma spalmati su almeno 10 mesi all'anno. Della importante iniziativa del presepe vivente a Campagnano, che per anni nel periodo natalizio ha richiamato nell'antica località ischitana in collina migliaia di persone, ha parlato l'ideatore avvocato Giuseppe Di Meglio in diretta a Tele Ischia. È dura realizzare una manifestazione così imponente, servono forze giovani. Noi non abbiamo mai chiesto niente in termini economici, ha ribadito, ma è indispensabile il supporto della pubblica amministrazione, senza non si può fare. Sentiamo. E quando facevamo il presepe eravamo intorno a 200-300 persone, tutte in costume d'epoca, non è facile conservare, pensa solo ai costumi, ecco, per certo. Non dire poi il resto. E poi c'erano le grandi strutture, pensa che le grandi strutture le abbiamo perse, perché purtroppo erano in un deposito dell'amministrazione pubblica che a un certo punto ha deciso di toglierle di mezzo, insomma, noi dovevamo metterle, non sapevamo, e per cui sono state buttate via, avevamo case, strutture, lignee, praticamente pareti, tetti, pavimenti, non c'è più nulla. Non, per non dire poi dei fili elettrici, chilometri di fili, meno male che c'è stato l'elettricista del comune che ci è venuto un po' a soccorrere e quindi ci ha potuto dare il supporto nelle ultime edizioni. Ma è duro, fare tutto questo è duro, perché non era basato su un fondo di natura economica, cioè era tutto volontariato ed era fatto a titolo squisitamente gratuito. Pensa alla enogastronomia, avevamo a disposizione i più bravi cuochi del paese. Manca eventualmente per una nuova edizione, riveduta e corretta, un rilancio della tradizione, della pubblica, perché sento tanti che chiedono e vogliono sapere. Dei giovani interessati che diano il loro supporto, il loro aiuto, e poi c'è bisogno del supporto della pubblica amministrazione. È inutile che ci nascondiamo dietro al dito, senza la pubblica amministrazione un'operazione del genere non si può più fare, ma non per i soldi, proprio per l'attività fisica, lavorativa, è durissimo, credimi, si profondono le migliori energie per fare una cosa simile, si lavorano per mesi, non è una cosa che si può improvvisare nell'ultimo mese, è una cosa che si deve preparare per tempo. Io ricordo, noi iniziavamo subito dopo l'estate. Già preparare tutte le strutture, sì, gli abiti. Per disporre tutto, non era facile, assolutamente certo. Non era facile. Però oggi è pure più semplice, perché mentre un tempo dovevamo risanare il paese, perché tutte le cantine, i buchi che c'erano le utilizzavamo tutti e li mettevamo a pulito, oggi sarebbe più facile se vi fosse la mano d'opera, se vi fosse il lavoro fisico, che è quello che manca al di là di tutto. L'11 marzo alle 16.30 presso l'Istituto Comprensivo Forio 1 nel plesso centrale Luca Balsofiore, la Croce Rosa ha tenuto un corso di gestione del primo soccorso dedicato ai bambini, con particolare attenzione al tema del soffocamento e delle sue cause. Questo corso, ha detto la Presidente della Croce Rosa, Rosa Iacono, rivolto sia ai genitori che ai docenti dell'Istituto, ha offerto preziose informazioni e competenze per affrontare situazioni di emergenza che potrebbero coinvolgere i più piccoli. La Croce Rosa ringrazia la dirigente per aver
permesso durante il corso di affrontare argomenti cruciali per garantire sicurezza e benessere per i bambini, con un focus particolare sulla prevenzione e sulle azioni da intraprendere in caso di soffocamento. Grazie all'impegno dei partecipanti e alla competenza degli istruttori, l'evento si è rivelato un successo, fornendo conoscenze pratiche e consapevolezza su come gestire situazioni di emergenza in modo efficace e tempestivo. Avevano incrociato le braccia a Capri i dipendenti della società ATC che gestisce il servizio bus di linea sull'isola a causa dei ritardi del pagamento degli stipendi. La protesta ha causato disservizi nei collegamenti. Per questo motivo questa mattina in prefettura a Napoli si è tenuta una riunione convocata d'urgenza dal prefetto. All'incontro hanno partecipato rappresentanti della città metropolitana di Napoli, della società di trasporto locale e i delegati delle organizzazioni sindacali. La società si è impegnata a rispondere il pagamento degli arretrati entro la fine della prossima settimana, quindi a fronte di questa risultanza il servizio di trasporto pubblico sull'isola è immediatamente ripreso. Il Consiglio regionale della Campania torna a scendere in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicatissimo tema della violenza contro le donne. L'Aula consiliare ha approvato all'unanimità una mozione fortemente evocativa che prevede l'installazione in ogni comune del territorio di una panchina rossa, oggetto ormai diventato un vero e proprio simbolo nella lotta ai maltrattamenti di genere. Vediamo il servizio. Una panchina rossa in ogni comune della Campania. Questa è la nuova iniziativa del Consiglio regionale che amplifica i suoi sforzi per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, approvando all'unanimità una mozione dal valore e dal contenuto fortemente simbolici. Condivisa e portata in aula per volontà di tutte le forze politiche, l'iniziativa è propedeutica all'installazione delle panchine sulle quali sarà inciso il 1522, numero nazionale antiviolenza e antistalking, insieme alle indicazioni in merito ai più vicini servizi di assistenza alle vittime. Ai nostri microfoni i commenti dei consiglieri Roberta Gaeta e Michele Cammarano. È un'iniziativa importante sicuramente per il simbolo che rappresenta la panchina rossa, ma ancora più importante perché è a firma di tante forze politiche diverse. Questo credo che sia il senso e il significato più forte di questa iniziativa, in cui ci siamo seduti l'uno accanto all'altro proprio per dire con grande forza che bisogna agire contro ogni violenza, sicuramente contro chiunque, ma in particolare contro la violenza sulle donne. E poterlo fare insieme significa testimoniare che questa è una priorità per tutti, trasversalmente, quindi qualsiasi forza politica sicuramente si posiziona contro la violenza sulle donne. Consigliere Cammarano, voto unanime del Consiglio regionale alla mozione per l'installazione in ogni comune della regione di una panchina rossa, un gesto simbolico molto importante. Certo, ma il gesto simbolico molto importante è che il Consiglio è unanime su questo tipo di tematiche che sono importantissime. Questa idea è nata all'interno di un convegno che abbiamo fatto qui un mese fa in Consiglio regionale, tra l'altro un convegno molto toccante dove era presente anche la scrittrice e psicoterapeutica, essa stessa vittima di violenza, e quella cosa ha convinto una serie di consiglieri di tutti i colori politici a firmare questa proposta, a portarla in Consiglio e farla approvare, come avete detto, all'unanimità. Per la tutela delle donne il Consiglio è molto impegnato, cosa secondo lei si può fare ancora? Noi stiamo già partendo da un testo che vorremmo condividere con tutti quanti i gruppi politici e portarlo poi direttamente al governo nazionale, perché dalla regione possono partire delle proposte che arrivino al governo. Io spero che questo testo venga approvato, poi magari più in là ne parleremo di qual è la bozza di questo testo, e spero che in qualche modo la regione Campania possa dare un ulteriore segno di virtù unitaria su questo tema. E siamo alla pagina sportiva, il calcio in eccellenza femminile, vittoria casalinga della Futura che ha battuto il Monte Emiletto per 3-2. Vediamo. Amici sportivi, buon pomeriggio, benvenuti su Tele Ischia per la trasmissione della nona giornata di ritorno del campionato di eccellenza femminile, il match tra la Futura Ischia in maglia giallo-flu e il Monte Emiletto. In avanti da Roberta Buono, controlla la palla, prova a servire per vie centrali la Peraro, il pallone è un po' lungo, preferisce servire centrella, il tocco ancora per vie centrali, non c'è nessuno però a recuperare questo pallone, arriva Salerno, prova il destro da lontano, lascia scorrere. Va Buono, la conclusione, la rete di Roberta Buono.
pallone. Palla per Buono. Buono, ancora il pallone sul destro. Buono, guarda la porta, la conclusione, la parata in due tempi. Deve impegnarsi, riesce a tenere il pallone in campo. All'indietro da Roberto Buono che si infila nell'area di rigore. Buono con il destro. Buono, arriva però Tonon, recupera ancora palla alla futura. Il pallone è buono, non c'è fuorigioco. Buono, Buono al centro dell'area. La conclusione, la doppietta di Roberto Buono. Lotta la Marino, tiene palla, attenzione però c'è un rosso intanto per la Marino, Marzia Falcone, ora la Salerno, ancora per Marzia Falcone, bucata stavolta la Lubrano D'Alena, ma Falcone in area di rigore, Falcone la conclusione e la rete. Buono, prova addirittura a cercare la porta. E parte il secondo tempo di Futura Montemiletto. Pallone verso il centro, la Ricci prova a controllarlo, arriva Tonon con il sinistro. Batte Lubrano, lunga, lunghissima verso l'area di rigore, Peraro è buono, Peraro è buono, Buono conclude, prova ad andare verso la porta, Buono, Buono, De Luca a disturbarla, ancora Buono col mancino. Incredibile salvataggio di De Luca. Lubrano D'Alena, il pallone che arriva verso il secondo palo, non la tocca nessuno, ma la traiettoria è vincente. In qualche modo Peraro, la palla per Verde, il sinistro, il controllo ancora da Verde, alla fine prova ad intervenire. La rincorsa della Falcone, il corner con il pallone che finisce in porta. Momentaneo 3-1, intanto attenzione a De Luca, Verde prova ad approfittare della sua indecisione, Verde non c'è fallo, Verde la conclusione da Lubrano D'Alena, Anni Chiarico, dietro da Natalia Falcone che poi finisce a terra, abbattuta da Corvino che viene espulsa anche lei. Porta ancora palla a cercare un compagna che non trova però, perché Buonomo intercetta il pallone, il direttore di gara dice che può bastare così, finisce il match. In eccellenza però maschile, sconfitta in trasferta per il Real Forio, battuta dall'Ercolanese 1-0 grazie alla rete di Mosca, l'attaccante Granata, così ha regalato i tre punti alla squadra di casa. Abbiamo la possibilità di ascoltare i commenti del dopogara, tenendo presente che sul finire della partita c'è stato un alterco tra i due allenatori. Sentiamo. Non arriva il gol, un po' perché praticamente siamo stati imprecisi in fase realizzativa, un po' perché comunque bisogna vedere alcuni fuorigiochi che hanno chiamato, che obiettivamente, onestamente non mi sembravano fuorigioco. Tante piccole cose, ma soprattutto perché comunque siamo stati proprio attivi in fase realizzativa, quindi è inutile andare poi a trovare scuse o altro. Il problema oggi è stato che praticamente in fase realizzativa non siamo stati così cattivi. Loro un solo tiro, hanno fatto un solo tiro in porta praticamente e alla fine ci hanno penalizzato. Noi abbiamo dal primo minuto fino al 90esimo mantenuto il pallino del gioco, però alla fine torniamo sull'isola senza punti e oggi per i risultati, visto come stanno andando i risultati, e me l'aspettavo di vedere risultati un po' anomali, lasciatemi dire la cosa, con squadre che hanno sempre vinto durante la stagione dominando in lungo e largo e oggi in queste ultime partite non riescono a fare punti, guarda caso contro le squadre che devono salvarsi. Allora questa cosa qua mi fa pensare che comunque sarà un qualcosa che comunque dobbiamo cercare di venirne fuori quanto prima, perché se no ci troviamo indischiati in una situazione che non ci appartiene, non ci può appartenere. Vedendo la partita di oggi non ci può appartenere una situazione, una zona playout, però ci siamo e dobbiamo venirne fuori perché non abbiamo alternative. I ragazzi hanno fatto una partita importante, hanno giocato col cuore, ci hanno messo voglia, sacrificio. Il problema è che non abbiamo portato i punti che avevamo immaginato di portare, perché comunque ho sbagliato qualcosa, forse nell'impostazione, non lo so, nelle soluzioni. Merito a loro che hanno vinto, ma poi noi guardiamo avanti. Mister, abbiamo visto anche un po' di nervosismo nella parte finale, anche col tecnico dell'Ercolanese, ci racconta un po' che è successo?
No, niente di particolare, assolutamente, è il mio pensiero. Io faccio l'allenatore, sono professionista, sono un allenatore stimato da tutte le parti. La differenza fra me e qualcuno sta qua, tutto qua. Vabbè, ma la sofferenza fa parte della mia vita e delle mie squadre, quindi abbiamo fatto un paio di azioni frutto del lavoro settimanale, come hai visto anche sul gol. Palla a Borrelli, lancio per Mosca, per difesa alta, l'avevamo preparata, quindi voglio dire alla fine ci teniamo stretto questa grande vittoria fatta con una grande squadra dove ci hanno praticamente una rosa importante, con la differenza della nostra perché siamo rabbicciati e siamo arrivati in ultimo con una banda di ragazzini, quindi questo fa onore ai miei ragazzi soprattutto e fa onore soprattutto al nostro lavoro settimanale, perché alla fine nelle ultime partite eravamo stati bistrattati. Questi grandi manovre adesso li possono pure fare perché noi siamo salvi al 100%. Mister, una domanda gliela dobbiamo fare per forza perché mister Sanchez ha parlato di lei nel post partita, ci racconta che cosa è successo? No, niente, non è successo niente, siamo amici, se lui vuole continuiamo a essere amici, però io sinceramente forse era arrabbiato per il risultato, però sinceramente poteva essere arrabbiato quando vuole, il calcio è questo, c'è chi vince, c'è chi perde e chi pareggia, chi si accontenta gode. E sulla gara con l'Anese Real Forio, con le immagini della sintesi, torneremo nella prossima edizione. Intanto andiamo subito al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Torniamo prima di chiudere con la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione, la notizia che è arrivata in redazione pochi minuti prima di andare in onda, un'altra tragedia su Isola d'Ischia, nella zona di Campagnano, esattamente nella zona detta del Monte, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, immediatamente sono giunti i soccorsi con il 118 e i carabinieri, praticamente non si escludono nessun tipo di ipotesi, tra cui quella del suicidio. Ovviamente per quanto riguarda gli aggiornamenti su quanto è realmente accaduto, ci sta lavorando la redazione e il nostro direttore, torneremo nel corso delle prossime ore, intanto potrete leggere gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale di Facebook di Teleischia o sul sito ufficiale di teleischia.com. Intanto chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e ci ritroviamo alle prossime edizioni, arrivederci.